Yogurt è una parola turca che deriva dal verbo yogurmak, che vuol dire addensare. Ora, si ritiene che i pastori turchi producessero questo tipo di alimento già a partire dal VI secolo avanti Cristo. In particolare si ritiene che per poter conservare a lungo durante i loro spostamenti il latte di capra, i pastori conservassero appunto questo latte, lo custodissero all'interno di contenitori fatti di stomaci animali. Ad un certo punto però, con sorpresa, si accorsero che parte di questo latte conservato appunto all'interno di questi contenitori diventava denso ed aspro ed era perfino commestibile, che fu la sorpresa maggiore. Questo evidentemente accadeva perché i batteri contenuti appunto all'interno del latte venivano in qualche modo attivati, fiorivano proprio quando il latte interagiva con queste sacche animali, con queste custodie animali. Di yogurt si parla fin dall'antichità, di yogurt si parla perfino nella Bibbia, si racconta che Abramo nell'accogliere appunto i suoi ospiti che venivano in qualche modo a preannunciargli la prossima gravidanza, la futura gravidanza dell'anziana moglie Sara, ecco, Abramo offrì a questi suoi visitatori angelici, offrì appunto un prodotto, una bevanda fatta di latte acido e latte fresco. Lo yogurt viene anche menzionato da Plinio il Vecchio, siamo nel primo secolo d.C., Plinio il Vecchio che praticamente scrisse di antiche nazioni barbare che sapevano addensare il latte in una sostanza con un'acidità gradevole. Non è chiaro chi portò lo yogurt in Italia, certamente nel nostro paese lo yogurt arrivò dal continente asiatico. Anche l'uso dello yogurt in cucina parte da molto lontano. I primi libri di ricette arabe menzionano lo yogurt che viene utilizzato in cucina per la preparazione di piatti diversi. Si parla di yogurt in alcune leggende delle Mille e Una Notte, nelle quali lo yogurt viene presentato come alimento in sontuosi convivi. In Francia lo yogurt arriva un po' più tardi, arriva nel 1542. Si narra che il re Francesco I, soffrendo di diarrea grave, non riusciva, a cura dei suoi medici, non riusciva a guarire appunto da questo problema. E allora Suleiman il Magnifico, che era il regnante ottomano che in quell'epoca era alleato con il trono di Francia, manda al re Francesco I un suo dottore, un suo medico, il quale cura efficacemente la diarrea del sovrano francese appunto somministrando yogurt. E allora la notizia dello yogurt come alimento benefico, come alimento salutistico, si diffonde in Francia e fuori dalla Francia in tutta Europa. Ma bisogna aspettare il XX secolo perché lo yogurt possa finalmente arrivare sulle nostre tavole, possa diventare un alimento del quale abitualmente ancora oggi facciamo ampio uso. Ma come si ottiene, come si arriva allo yogurt? Quali sono i processi che portano alla sua produzione? Quali tipi di latte si usano, di pecora, di capra, di mucca? Ecco, lasciamo che di questi aspetti tecnici ci parli Antonio Esposito, che oggi ci ospita in questa sua fattoria nella piana di Metaponto, in provincia di Matera. Il nostro yogurt è a base di latte vaccino. Il latte che utilizziamo è a chilometri zero, prodotto nella nostra azienda, dove abbiamo un allevamento di circa 350 mucche da latte. Il procedimento del nostro yogurt consiste di portare il latte a 92 gradi, poi dopo 5 minuti che sta a 92 gradi, raffreddarlo a 42. Una volta che è arrivato il latte a 42 gradi, bisogna mettere il fermento per la fermentazione. La fermentazione durerà all'incirca 24 ore. Dopo le 24 ore ci sarà una rottura per rendere il prodotto omogeneo e uniforme. Dopo la rottura
lo rimettiamo nei vasetti pronti alla vendita al pubblico. Nei primi anni del 1900 lo yogurt risulta essere alimento particolarmente utilizzato e molto consumato in alcune aree geografiche, in particolare nell'impero russo, nell'Asia occidentale, in diverse regioni, in diversi stati dell'Europa centrale. E qui in particolare un microbiologo bulgaro, Stemen Grigorov, identifica in un lattobacillo i batteri buoni contenuti nello yogurt che veniva appunto prodotto nel suo paese. Quasi contemporaneamente, presso l'Istituto Pasteur di Parigi, un biologo russo, Ily Michnikov, che riteneva da lungo tempo che alcuni fermenti lattici potessero contrastare l'azione patogena, l'azione nociva di altri microrganismi presenti nell'intestino umano e che a quei fermenti lattici attribuiva un grande potere salutistico anche in termini di longevità, anche lui identifica appunto nel lattobacillo precedentemente individuato dal microbiologo bulgaro, individua il batterio capace appunto di conferire questo grosso potere salutistico. E a questo punto lo stesso Michnikov, che poi per questo tipo di ricerche riceverà a sua volta il premio Nobel, esorta tutti a cominciare ad utilizzare, a cominciare ad ingerire alimenti che potessero appunto contenere questo lattobacillo, sostenendo addirittura che chi con continuità introduceva alimenti che a loro volta contenevano grande quantità di questo lattobacillo potessero vivere felicemente fino a 150 anni. Bene, questo lattobacillo, identificato per la prima volta in Bulgaria e poi ulteriormente studiato dal premio Nobel, proprio perché identificato in Bulgaria, fu individuato con il nome di Lactobacillus bulgaricus. In quel tempo, 1919, quindi immediatamente dopo la scoperta, l'identificazione realizzata dal microbiologo bulgaro, la Danone in Barcellona, quindi in Spagna, comincia a produrre grandi quantità di yogurt che conteneva appunto quello specifico lattobacillo, lattobacillo che poi successivamente nelle ulteriori produzioni di yogurt è stato associato ad un altro batterio buono che si chiama Streptococcus thermophilus. Aggiungo, tanto per citare appunto una qualche informazione di tipo storico, che negli Stati Uniti lo yogurt è arrivato intorno alla prima metà del XX secolo e che subito si è diffuso più che come yogurt, come compresse che contenevano al loro interno i lattobacilli felicemente individuati negli anni precedenti e che veniva solitamente utilizzato per stabilizzare determinate situazioni cliniche che facessero soprattutto riferimento a patologie dell'apparato gastrointestinale. Era un po' l'inizio, era questo davvero l'inizio del grande filone scientifico che poi porterà all'analisi, allo studio reale appunto del microbiota intestinale, studio che, devo dire, rispetto a queste premesse, pure storicamente e scientificamente rilevanti, si è sviluppato tanto di più. Ora sappiamo che di batteri buoni, di probiotici cosiddetti, davvero ce ne sono tanti. Certamente c'è il bulgaricus, ma ci sono tanti altri lattobacilli e poi insieme ai lattobacilli ci sono anche i bifidobatteri, sicché a quelle che sono le attuali produzioni, perché poi nel tempo al prodotto yogurt in quanto tali si sono aggiunte via via delle modificazioni che nei processi industriali si sono andate progressivamente consolidando. Già intorno alla metà del 1900, per esempio, allo yogurt in quanto latte acido sono state aggiunte nuove opzioni anche, come dire, gustative. Per esempio si è aggiunta la frutta allo yogurt. Bene, si sono cominciati ad aggiungere allo yogurt anche altro tipo di probiotici, tali da rendere ancora più completa l'eventuale terapia integrativa che può essere realizzata a supporto della salute umana e a supporto anche della longevità.
Ma al di là di quelle che sono le sue caratteristiche microbiologiche, lo yogurt ha anche tante diverse proprietà nutrizionali e si presenta anche commercialmente sotto aspetti diversi. Allora, quale probiotico scegliere al supermercato? Secondo quali caratteristiche sarà bene realizzare delle opzioni di scelta? Lasciamo che di questo ci parli la nostra dottoressa nutrizionista Dominga Maio. Lo yogurt fa parte del gruppo del latte e dei derivati. Lo yogurt infatti è un alimento che deriva appunto dal latte, che è stato messo a contatto e quindi è stato fermentato da fermenti lattici. Lo yogurt è un alimento molto interessante perché è molto benefico, ha delle proprietà benefiche per il nostro organismo ed è anche molto più digeribile del latte. Se dobbiamo analizzare la composizione, diciamo, nutrizionale, lo possiamo definire come un alimento ad alta densità nutrizionale, in quanto è molto ricco di principi nutritivi in pochissime calorie. Prendiamo ad esame lo yogurt magro. Lo yogurt magro ha più o meno 40-45 kcal rispetto ad esempio ad uno yogurt intero dove le calorie sono circa 83, ma la quantità di nutrienti è comunque molto molto alta. Il profilo lipidico varia invece in funzione della tipologia di yogurt. Uno yogurt magro, come dice la parola stessa, contiene una piccola quantità di grassi. Lo yogurt intero, che invece deriva da latte intero, al contrario dello yogurt magro, che invece deriva da latte parzialmente scremato, ne contiene molti, molti di più, ma sono comunque grassi buoni, grassi benefici per il nostro organismo. Il profilo invece glucidico, quindi la quantità di carboidrati, anch'essa può variare a seconda della tipologia. Naturalmente è molto più alta negli yogurt ad esempio alla frutta, oppure yogurt al cioccolato o yogurt al caffè, e più bassa invece negli yogurt bianchi al naturale. Quindi sono quattro i motivi principali per consumare yogurt. Da un lato è benefico per il nostro intestino, proprio grazie alla presenza di fermenti lattici, che devono essere presenti in una concentrazione di più o meno 1 miliardo di colonie. Poi è molto utile perché rafforza il nostro sistema immunitario, è molto utile per chi soffre di osteoporosi, vista la grande quantità di calcio che contiene, e inoltre perché è utile per la salute del nostro sistema nervoso, grazie al fatto che sono presenti molte vitamine del gruppo B, soprattutto la vitamina B12. Ora, molto utile è sicuramente acquistare e consumare yogurt biologici, yogurt freschi, che sono ricchi di probiotici, quindi di fermenti lattici vivi. Ma se purtroppo questo non può avvenire, dobbiamo scegliere i migliori yogurt che sono presenti in quella muraglia di barattolini di yogurt che troviamo nel banco frigo del supermercato. Cosa dobbiamo tenere sotto controllo? Dobbiamo sicuramente leggere bene la lista degli ingredienti. Il migliore yogurt contiene soltanto due ingredienti, ossia i fermenti lattici e latte. Latte che può essere o di mucca o di capra o di pecora, può essere un latte intero oppure un latte parzialmente scremato. Altro particolare punto da tenere sott'occhio quando acquistiamo uno yogurt è osservare la tabella nutrizionale. Sicuramente non devono essere presenti zuccheri aggiunti. Il latte già di per sé contiene zucchero, ma se noi all'interno dello yogurt, soprattutto all'interno di quella della lista degli ingredienti, troviamo scritto zucchero oppure fruttosio oppure destrosio, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, ci troviamo di fronte ad uno yogurt che sicuramente è molto più calorico, ma perché ha molti più zuccheri. Altra importante osservazione da fare è quale scegliere: scegliere lo yogurt magro o scegliere uno yogurt intero. Ora, che sia magro sicuramente significa che c'è una bassa quantità di grassi.
ma le aziende produttrici, quando abbassano il contenuto di grassi, devono andare per forza ad aumentare un'altra componente per consentire di avere un prodotto comunque sempre cremoso e sempre buono al palato, e quindi vi è un aumento degli zuccheri. Quindi magro significa che è sì povero di grassi, ma è comunque molto ricco in zuccheri. Quindi tra scegliere uno yogurt magro o uno yogurt intero, preferibilmente si dovrebbe scegliere uno yogurt intero, qualora appunto non ci siano comunque situazioni di salute che obbligano ad una scelta magra, quindi ad uno yogurt magro, ma stando comunque sempre attenti alla quantità di zucchero presente. E per quanto riguarda i gusti, molti preferiscono uno yogurt bianco, ossia quello al naturale, ma ci sono tanti altri che scelgono sempre uno yogurt alla frutta o comunque uno yogurt aromatizzato al caffè, alla vaniglia. Ora, è necessario capire se appunto il prodotto che noi andiamo a scegliere è un prodotto di qualità, e quindi è necessario vedere se sulla etichetta sono presenti dei particolari nomi. Allora, quando uno yogurt è aromatizzato, di solito è presente la scritta yogurt al gusto di. Quando invece lo yogurt contiene effettivamente la frutta o contiene effettivamente il caffè o il cioccolato, troviamo di solito scritto yogurt con o yogurt a. E questa è l'indicazione che comunque noi dobbiamo leggere effettivamente e che ci identifica un prodotto di qualità.